Il problema è come l'Unione Europea non sia una vera unione nata per risolvere i problemi. L'Europa è un insieme di stati che non riesce però a essere realmente vicina ai cittadini che non si sentono rappresentati a sufficienza. Cosa vuol dire l'Europa dei popoli? L'Europa dei popoli significa attuare quei valori che adesso non sono attuati perché ci sono barriere che si stanno alzando. Il ritorno di questi nazionalismi potrebbe cambiare, io non lo so se in meglio o in peggio, un'idea ovviamente ce l'ho, però la storia non ho la palla di cristallo, potrebbe cambiare radicalmente il volto dell'Europa che noi conosciamo. Inoltre, quando si parla di Unione Europea dei valori, la domanda è: quali sono questi valori? Si sta chiedendo di credere in Europa, credere in dei valori come già prestabiliti, come già dati. Manca la solidarietà e il principio di responsabilità. All'Europa manca la solidarietà. Moriremo di egoismo e di individualismo se gli stati non si risvegliano e non risviluppano di nuovo tra di loro questo senso di solidarietà l'uno con l'altro. L'Europa ha saputo costruire una sua identità, ha saputo costruire una sua individualità. Questa è l'Europa che bisogna salvaguardare, un'Europa che ha sentimenti comuni, che poi possa divergere. L'Europa è un fatto di valori e voi dovete trasmettere al famoso unico figlio questa consapevolezza di essere europei. C'è un grande lavoro da fare nelle scuole, mi pare di capire, e per ritornare appunto a insegnare la bellezza dei valori europei, perché ragazzi, se si perde quello è inutile parlare di tutto il resto. L'Europa serve a riunire in pace i popoli europei, però ha bisogno di guida, di leaders e di avere chiara coscienza di se stessa e fede in se stessa e soprattutto di avere la capacità di prendere decisioni. All'Europa manca il coraggio, manca la fiducia e manca secondo me ottimismo, ma l'Europa ha tutte le risorse per superare queste crisi. E vogliamo dire che è ancora possibile avere fede in qualcosa che non si vede. E vogliamo essere parte, perché non possiamo essere tutto, ma vogliamo essere parte in questo processo di immaginazione di quello che ancora oggi non è possibile. All'Europa manca un progetto continentale che possa ricoinvolgere la gran parte dei cittadini. Secondo me manca all'Europa qualcosa che fa impegnare i giovani nell'idea dei valori dell'Europa. Quindi a cosa serve l'Europa? Proprio qualcosa, un strumento per farli impegnare bene nel loro futuro, farli pensare con la loro propria testa. Cosa siete voi pronti a fare per l'Europa? Però è un problema di leadership che riguarda tutti e riguarda non solo i capi di governo e i capi di Stato, ma riguarda voi, riguarda tutti. Dobbiamo sapere a dove vorremmo arrivare e concentriamo su quel punto lì, che tipo di società vorremmo. L'Europa farà quello che deve fare per portarci lì. Quello che sta accadendo oggi come un cambiamento, non come una crisi. Non perché ce lo chiede il lessico italiano, ma perché ce lo sta chiedendo la storia. O cambiamo o moriamo. Sopravvivere vuol dire morire. Se noi possiamo immaginare un progetto diverso europeo, un progetto nuovo, noi vogliamo poterlo immaginare e fare la nostra parte in questo, ma dobbiamo avere fiducia, almeno in noi stessi.